un programma in collaborazione con Tucano Urbano. Nella città di Jimi Hendrix non poteva non esserci musica, no? Ovunque. Musica ovunque, sì, un'atmosfera molto molto bella che si respira a Seattle. A me piace molto andare a catturare queste situazioni per strada. Io ricordo anche la puntata precedente, quando eravamo proprio sul lungomare californiano nel sud, a Santa Monica, quella ragazza che cantava, sì, che volevi a tutti i costi giustamente farci ascoltare. Sì, questa sì, è la sì, vera vita. Questa americana. È la vera vita, questa è la vera cultura. La strada. In strada trovi sempre cose, capisci molto meglio cosa succede, come funziona una città, no? Come ci si comporta, insomma impari molte cose. Quindi mi piace molto andare in strada e osservare. Siccome sono un appassionato di musica, non potevo farmi mancare, diciamo, questi spazi in cui gente in strada suona, canta, balla, ne fa di tutti i colori. E tra l'altro, certo che ci stiamo raccontando di te e del tuo viaggio, sotto basta ascoltare un attimino e capire la qualità di quello che stanno producendo, sì, sì, armati di voce e una piccola percussione, presumo. Sì, sì, le mani. Ecco, perfetto. Le mani, qui gente un po' stravagante, vedi? Ok, un po'. Stravagante, dici? Trovi? Gli Stati Uniti, insomma, trovi gente di questo calibro. Senti, alimentazione come andava? Sempre peggio, perché l'America è devastata da questo punto di vista, dato che c'era, diciamo, il frigorifero. Che in America ho aumentato i bagagli della moto, della pancia. Si mangia burger, alla fine. Si mangia, non ce la fai proprio. Anche se tu vuoi, non ce la fai a stare. Caesar salad. Sì, Caesar salad, questi hamburger così molto farciti. Cioè, proprio non ce la fai proprio, non c'è via di scampo. A meno che non hai un posto, sei fisso, sai, hai il tuo posto dove sai poter andare a comprare le cose, e diventa già diverso. Ma quando sei in viaggio diventa impossibile mantenere una certa alimentazione, no? Però fa parte anche un po' del gioco, va bene. Metti su qualche chilo, poi al limite fai giochi quando torni in Italia. Fai giochi quando torni e hai finito. Ascolta, Seattle, a che punto siamo del viaggio? La domanda credo che sia doverosa. Ci abbiamo percorso già quanti chilometri? E siamo intorno ai 39.000 qua. Yeah.